Buon pomeriggio a voi. Allora, prima di partire con il video di oggi pomeriggio, giusto un paio di informazioni. A partire dalle ore 15, oggi sarò in piazza 25 Aprile a Milano. Ci sarà una manifestazione, tra gli altri interverranno gli avvocati Nino Morigia, l'avvocatessa Devetag. Ci sono varie associazioni che hanno aderito a questa manifestazione. Sapete ormai un po' come la penso sulle manifestazioni, che ritengo purtroppo non abbiano quella utilità che invece uno spererebbe e dovrebbero avere, e questo dipende chiaramente dalla poca partecipazione. Questo non vuol dire che quando io ho la possibilità non partecipi, appunto come oggi pomeriggio, perché è un momento importante dove ci si incontra, ci si confronta, si denuncia quello che continua a cadere in questi giorni, in queste settimane. E poi domani nel primo pomeriggio, non perdetevi il video intervista con l'avvocato Mauro Sandri, che ha delle cose molto importanti da comunicarci, soprattutto un appuntamento importantissimo il 10 di febbraio al TAR del Lazio. Ma ve ne parlerà lui molto ampiamente domani. E veniamo al video di oggi. Ora, sapete che è stato dato un incarico a Fico di vedere se ci sono eventualmente i numeri per un Conte-ter. Ma più che andare a ricercare i numeri, io credo che in questo periodo, in queste ore, il presidente della Camera Fico sia impegnato a sedare una mezza rissa che ormai si è aperta nel Movimento 5 Stelle. Sapete di ieri sera il tweet pesantissimo da parte di De Battisti, una delle anime del Movimento 5 Stelle, che ha chiaramente detto che lui con Renzi non ci sta, e che se fosse confermata questa idea di continuare con la vecchia maggioranza, appunto con la presenza di Renzi, lui uscirebbe dal movimento. Dietro lui altri personaggi importanti come la Lezzi, Barbara Lezzi, e tanti altri, Morra, il presidente antimafia, e tanti altri, si stima dai 10 ai 15 parlamentari. Voi capite, un numero molto consistente. Se dovesse rimanere questa idea, voi capite che sarebbe anche vanificato il fatto che rientri Renzi con i suoi 18. Ma staremo a vedere, perché, ripeto, in questi giorni ne abbiamo viste di ogni, e stamane io ho chiaramente detto che quello che lega questi parlamentari sono 360.000 euro, è la cifra che andrebbero a perdere se ci fosse la fine della legislazione domani. Ecco, questa è una cifra troppo importante, che tanti non alla quale tanti non vogliono rinunciare. Ragion per la quale stamane ho detto che è più un problema del popolo italiano, che dovrebbe ribellarsi e finalmente avere una reazione. Sta di fatto che potrebbe succedere, appunto, un qualcosa di importante, anche una scissione all'interno del Movimento 5 Stelle, perché la posizione di De Battisti sembra una posizione estremamente decisa, così come quella di Morra. Però i 5 Stelle ci hanno abituato a cambiare molto spesso la loro opinione, il loro punto di vista. Sono partiti come quelli che dovevano, diciamo, abbattere il sistema, ed ora, peggio degli altri, all'interno del sistema stanno commettendo degli atti che mai mai ci saremmo aspettati, addirittura negando anche delle posizioni precedentemente assunte, accettando da questo governo che vengono cancellate delle cose che avevano deciso insieme al precedente governo giallo-verde. Delle cose, ripeto, inverosimili da parte del Movimento 5 Stelle. Per quanto riguarda Mattarella, ancora una volta sta facendo il notaio, lo ha ribadito durante tutte le consultazioni che per lui contano i numeri. Io davvero sono un po' scettico, perché se è pur vero, come dicono i costituzionalisti, che un presidente della Repubblica deve attenersi alla Costituzione, perché però io credo che i nostri padri costituenti non avessero neanche
messo nella Costituzione il fatto che soggetti che hanno un'idea così diversa sulla vita, su tutto, non possono stare insieme. Non l'hanno neanche scritto perché lo avevano dato per scontato, no? E il fatto che Mattarella continui a insistere solo su un fatto di numeri e non entri nel merito della coalizione e soprattutto dei programmi, della coalizione. Questa è la cosa che francamente mi lascia estremamente perplesso da parte del capo dello Stato. Poi magari, per carità, durante i colloqui l'avrà fatto, ma il fatto che nessuno l'abbia sottolineato significa che probabilmente non è stato il tema dei confronti con il capo dello Stato e che semplicemente, ripeto, è un fatto numerico. Avete i numeri per poter governare, non li avete. Questo è il tema. E che queste arrivano attraverso i Voltagabbana e che loro adesso chiamano responsabili per il capo dello Stato, si vede che è assolutamente indifferente. E il fatto che ormai abbiamo una storia di 14 mesi da parte di questa maggioranza di fallimenti, anche questo sembra non interessare il capo dello Stato, anche perché ieri ha ripetuto chiaramente che lui vuole partire dalla vecchia maggioranza. Una cosa assolutamente inaccettabile, un qualcosa che ci fa riflettere. Comunque io con questo vi lascio, sentiamo stasera probabilmente appunto con dei video, della documentazione della manifestazione che si terrà oggi a Milano in piazza 25 aprile. Buona giornata e a più tardi.